Tra l'altro sono usciti all'intervento. Cioè John Perkins, ribadisco, andava dai leader politici con una pallotta in una mano e una cassa con i pezzi, taglio grosso 500.000 euro, taglio grosso, pezzi da 1.000 euro. Quindi lui si comprava tutti i leader che voleva, cioè formalmente lo mandavano alle multinazionali, ma le multinazionali a monte hanno i banchieri, cioè chi stampa per i banchieri, la tipografia per i banchieri. Quindi John Perkins faceva un lavoro facile, ma così facile che un bambino poteva fare il lavoro di John Perkins, eppure John Perkins manipolava tutti, John Perkins, tutti manipolavano 6 miliardi di persone con un lavoro che potrebbe fare un bambino, perché lui testualmente diceva che non doveva dire niente, doveva solo far vedere le mani, valigetta, pallottola, non diceva niente al leader politico, il politico lo guardava negli occhi, o pigliava la valigetta o diceva vabbè ci penso, ma se ci pensava troppo era la pallottola che pigliava, e la pigliava così, probabilmente a Kennedy ha detto ci penso e si è preso la pallottola. Quindi un lavoro che può fare un deficiente lo fanno però dei professionisti, come diceva Cristallo, gente che studia bene queste cose. Quindi un lavoro che può fare chiunque è fatto da dei professionisti. Quindi figuriamoci com'è manipolabile qualsiasi capo piramide, che sia il capo del sindacato, il capo del condominio, il capo delle Nazioni Unite, qualsiasi capo piramide è manipolabile. Perché metti anche che non ci riguarda uno che un ultra coraggioso avrà una madre, avrà un figlio, cioè è minacciabile, o uno è coraggioso ma se ne fotte se gli ammazzano la madre, se ne fotte se gli ammazzano il figlio, che cazzo di coraggio è? Allora sei insensibile, cioè se sei insensibile non so che tipo di coraggio è quello dell'insensibile, però ti ammazzano, comunque ti ammazzano, se sei coraggioso, se sei insensibile ti ammazzano. E quindi c'è, cioè, un lavoro facile, facilissimo. Perché glielo si deve lasciare così facile? In democrazia diretta dovrebbero minacciare la metà delle persone per avere il sì, cioè minacciare la metà delle persone, cioè se è un condominio, vabbè, mettiamo che l'ingresso è comprato 10 appartamenti in un condominio, 20 appartamenti, ci posso pure credere che minaccia gli altri 10 famiglie, ma se è l'Italia di 60 milioni di abitanti, d'Europa di mezzo miliardo di abitanti, ma come fai a minacciarne mezzo miliardo e poi tenere tutto sotto silenzio? Perché loro quando minacciano Kennedy, mica lo vanno a dire 420, stiamo minacciando Kennedy. Quando le Nazioni Unite, caro mondo, stiamo minacciando Kennedy. No, col cazzo, nessuno sa che Kennedy sotto minaccia. Lui forse faceva i discorsi dicendo ci sono società segrete che manipolano qua e là. Ma il discorso che nessuno ha ascoltato, anche se c'è su YouTube, c'è, e non so in che occasione lo disse. Ma nessuno sapeva che Kennedy era minacciato. Perché il sindacato dell'economia, cioè le caratteristiche sono minaccia e segreta, ma se tu devi minacciare 3 miliardi di persone su 6 miliardi, ci posso pure chiedere che minacci, ma che sia segreto è impossibile. Cioè gli altri 3 miliardi dovranno sapere che i primi 3 miliardi sono sotto minaccia. E a quel punto, che sia quello che sia una presa di coscienza, che sia una resistenza gandhiana, qualsiasi cosa, ma il sistema cioè, non ce la farebbe. Metti che fosse, cioè, ci fosse una reazione violenta, sarebbe il sistema a manipolarla, perché laddove c'è violenza c'è il sistema, laddove c'è la piazza, c'è qualche scontro di piazza, perché c'è qualcuno che dice a Cossiga di mandare un poliziotto infiltrato con una P38, e quindi è sempre bandiere. Se invece non c'è violenza, allora so cazzi, come fa il sistema a reagire? Se c'è pace, non c'è violenza. C'è resistenza, c'è il contrasto, non il combattere. Quello che combatti, come dicevo prima, diventi. Se tu combatti i banchieri, diventi un banchiere. Non ce n'è. Se tu combatti la guerra, diventi guerra. Comincia a prendere la spada, comincia a prendere la pistola se combatti la guerra. Se combatti... cioè, come dire, uno che fa la lotta per le vergini e trombandosele tutte. Cioè, è assurdo. Non, se tu contrasti, invece, vuol dire che è uno stato d'animo calmo, uno stato d'animo non violento, puoi contrastare. Se tu mandi in piazza 100 Gandhi, 100 Krishnamurti, 100 Osho, vai a mettere il poliziotto di Cossiga con la P38, quelli si sbattono il poliziotto con la P38. Quindi questo è John Perkins. John Perkins è una brava persona perché ha preso coscienza, ma poi bravo, cattivo, che vuol dire bravo, cattivo? Cioè,
John Perkins è sempre John Perkins. Prima era un figlio di puttana perché minacciava Chavez, adesso è bravo perché ha preso coscienza. Forse non è bravo adesso, non era cattivo prima. Non so, cioè, non so cos'è la bravura, la cattiveria. È sempre lui, era lui 20 anni fa e lui adesso. Cos'è cambiato? La persona è sua, è sempre la sua persona, non lo so. Questi testi qua c'è un